Buonasera, benvenuti a tutti, bentornati a questo nostro ciclo di conferenze sulla qualità della vita. Sono Silvia Giaretta, presidente di Arca della Vita, che organizza questi incontri in collaborazione con Eureka ed abbiamo proprio qui con noi la presidente di Eureka, Roberta Anastati. Buonasera, Roberta. Ciao a tutti, grazie, grazie di essere presenti. Grazie a te per essere nuovamente con noi e nuovamente disponibile per questa serie di incontri. Oltretutto, ne abbiamo già tenuti per quanto riguarda il tuo tema specifico, perché tu sei medico veterinario e quindi ci hai già regalato molte informazioni e molti momenti in cui approfondiamo da un punto di vista olistico il rapporto dell'uomo con l'animale. Per cui bentrovata, bentornata e bentornati a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo percorso. Grazie. E comincio con una breve introduzione per chi ci ascoltasse per la prima volta e a cui ricordo che chiaramente può cercare tranquillamente su YouTube gli incontri precedenti. E dunque, Roberta, come ho già anticipato, presidente di Eureka, Istituto Internazionale di Ricerca per l'Alta Qualità della Vita, e da sempre Roberta ha affiancato la sua formazione classica di veterinaria, di medico veterinario, con lo studio dell'omeopatia e di altre discipline che rientrano nelle cosiddette medicine non convenzionali, come per esempio la floriterapia, la fitoterapia, la medicina antroposofica e la medicina tradizionale orientale, per cui ha, diciamo, completato da molti punti di vista il percepire l'animale non solo da un punto di vista fisico, ma anche dai punti di vista sottili, superiori e nel suo rapporto con l'uomo e con l'evoluzione stessa. Bene, Roberta, il tema di questa sera è la relazione dell'animale nel suo aspetto della malattia, la salute e la malattia nell'animale, che è un tema che ci tocca profondamente il cuore, specialmente parlando dei nostri piccoli amici. E ti ringraziamo per averlo scelto. Sì, è sicuramente un argomento che desta interesse perché come dire, è nostra intenzione poterci occupare di loro al meglio delle nostre possibilità e quindi la malattia fa parte della vita se non fosse altro per il fatto che o di incidente oppure di malattia si muore, quindi prima o poi la incontriamo di sicuro e poi essendo gli animali che vivono meno tempo di noi, anche questo, no? Spesso abbiamo più di un animale o più volte nella vita abbiamo la compagnia di un animale, quindi alla fine la salute e tanti piccoli accorgimenti che ci permettono di un po' preservare la salute dei nostri animali può esserci di grande aiuto. Assolutamente sì. E per entrare subito nel vivo, perché questa è una presentazione che faremo questa sera, in realtà la vera e propria conferenza in cui Roberta approfondirà questo tema importante della malattia in relazione all'animale sarà appunto giovedì. Quindi invitiamo tutti ad iscriversi e ad essere presenti. E cominciamo però a dare qualche accenno e a iniziare a vedere di cosa ci parlerai appunto nel prossimo incontro. E quindi apro già questo discorso con una domanda. Ti chiedo, gli animali si ammalano e si ammala anche l'uomo naturalmente, ma il significato dell'insorgenza della malattia nell'uomo e nell'animale è lo stesso? Guarda, nel caso dell'uomo le malattie si formano in prevalenza per un influsso karmico, quindi parliamo di karma, che ha un risvolto sia su quello che definiamo il corpo eterico vitale che su quello astrale, ossia emozionale dei sentimenti, delle emozioni. Quindi, in conseguenza ad eventi precedenti, e il riflesso del karma sul corpo eterico vitale o sul corpo astrale, se poi subentrano anche determinate influenze esterne, predisposizioni, eccetera, e determinano l'insorgenza di una malattia. Quindi nell'uomo la malattia ha
ha una grande rilevanza a livello di karma. Okay? L'animale invece si ammala a causa di modifiche provocate dall'uomo, sia nel suo allevamento che nell'ambiente in cui vive, ad esempio l'inquinamento e la qualità degli alimenti, sia che si tratti di animali selvatici o comunque anche animali erbivori, ma anche gli animali che abbiamo noi in casa, insomma, la qualità dell'alimento che anche noi somministriamo. E comunque tutto l'inquinamento circostante e nonché anche le condizioni in cui vengono allevati e cresciuti questi animali possono determinare o facilitare, diciamo, l'insorgenza di patologie. Quindi nell'uomo abbiamo questa carenza. Scusa, questa rilevanza del karma, mentre nell'animale non parliamo di karma. Okay? L'animale non ha un karma, infatti non si reincarna, e non hanno gli animali un senso morale, un senso etico, per cui non ci può essere un pareggiamento karmico in vite attuali o successive, quindi questa è una delle differenze principali tra la malattia nell'uomo rispetto alla malattia negli animali. E anche per quanto riguarda la cura o la guarigione, che è diverso, no? Perché la guarigione, diciamo, è definitiva, la cura è un prendersi cura principalmente delle sintomatologie. E quindi nell'uomo le cure che vengono fatte devono comunque passare, perché ci sia una guarigione, devono passare attraverso un momento di autocoscienza e a una variazione dello stile di vita che ha creato i presupposti, diciamo, perché si manifestasse questa patologia. Mentre per curare gli animali è necessario eliminare le cause che si trovano nell'ambiente. Pertanto, creare quelle condizioni di allevamento, comunque di crescita, che a loro è più congeniale ed adeguato. Un'alimentazione anche adeguata e delle relazioni che siano sane sia con la persona che li accudisce, sia con gli altri animali con cui possono avere contatto. Perfetto, grazie della risposta. E a riguardo di quello che hai detto, invito chi ci seguisse per la prima volta a cercare su YouTube o a richiederci la conferenza specifica che hai fatto sull'alimentazione, perché appunto, come ci stai dicendo, l'alimentazione degli animali è un qualcosa che influisce, come poi per l'uomo, fortemente sulla loro salute. Sì, in realtà diciamo che c'è stata una scelta ponderata dei temi finora trattati, perché il primo webinar che abbiamo fatto riguardava appunto l'alimentazione, il secondo la relazione tra animale e uomo, che può sembrare questo secondo tema di non grande rilevanza, ma invece entrambi questi due temi sono fondamentali per la salute dell'animale, come appunto abbiamo specificato nei precedenti appuntamenti, hanno veramente un ruolo importantissimo. Se già curiamo l'alimentazione, come abbiamo detto, e creiamo delle relazioni sane, come abbiamo detto, la maggior parte delle problematiche di salute non dovrebbero presentarsi. La Ottimo, prevenzione è già ottimale. proprio perché appunto anche l'animale non è soggetto a questo elemento del karma. Questo è già un primo punto che è veramente interessante e che sarà molto interessante approfondire nella prossima serata. E in questo possiamo proseguire su questo percorso. Ti vorrei chiedere: qual è la relazione tra il corpo eterico vitale e la malattia a questo punto?
Allora, a me viene, quando c'è questo argomento, mi viene sempre in mente la lucertola a cui tagli la coda e la coda ricresce, cioè tagli la coda. Succede che qualche gatto magari mangia la coda della lucertola, però poi la coda ricresce. Questo perché gli animali, quantomeno evoluti sono, scusa, quantomeno evoluti sono, e quanto più ancora, diciamo, grezzi, tra virgolette, sono, tanto più hanno ancora un corpo eterico vitale ben saldamente ancorato a loro. Per cui il corpo eterico vitale è proprio quello che è predisposto a curare gli organi malati. Ed è quello che fa ricrescere la coda alla lucertola, e in noi, come in tutti gli animali superiori, è quello che fa ricrescere il fegato, no? Il fegato sappiamo che è il nostro organo che, anche se mutilato o comunque se malato, è in grado di rigenerarsi, perché è proprio l'organo pieno di eterico, e per cui ha questa capacità. E, diciamo che comunque abbiamo già descritto in altre situazioni che cos'è il corpo eterico vitale, no? È quello che è questa nostra capacità, diciamo, di portare vita nel corpo fisico, è quello che ci distingue quando dormiamo. Se vediamo il nostro corpo fisico lì inerte, immobile, che potrebbe sembrare un cadavere, però non è un cadavere perché c'è il corpo vitale che, per quanto noi stiamo dormendo, non rispondiamo, non siamo coscienti, lui comunque è vivo, no? Quindi nelle persone il corpo vitale rimane per tutta la vita strettamente legato al corpo fisico. Mentre negli animali, cioè anche negli animali rimane attaccato fino al momento della morte, ma non c'è relazione tra la qualità del corpo eterico vitale dell'animale e quello che sono le conseguenze di un comportamento o di un modo di vivere, di pensare in particolare nelle vite precedenti, come invece avviene nell'uomo. In quanto il corpo eterico dell'uomo, quando appunto con la morte ci lascia, parte di questo corpo eterico viene, diciamo, inglobato, insomma, fa parte del corpo eterico libero che c'è intorno al pianeta, intorno alla Terra, mentre un'altra parte di questo corpo, nostro corpo eterico vitale, andrà a costituire il corpo eterico della prossima incarnazione. Per cui i nostri comportamenti non sani vanno poi a manifestarsi nella prossima vita con una predisposizione alle malattie, o invece con una particolare tempra resistente alle varie malattie. Questo lo si può vedere sia nella incarnazione successiva, ma anche secondo le manifestazioni del karma, il testo dello Steiner, si può vedere anche in incarnazioni future, quindi non solo la prima incarnazione, ma anche in incarnazioni successive a quella appunto che stiamo vivendo. Negli animali questo invece non avviene, in quanto l'animale non ha colpe karmiche a carico del corpo eterico o del corpo astrale, in quanto l'animale vive guidato dal suo istinto, non ha nessuna responsabilità morale e, come abbiamo detto, non si reincarna individualmente. E pertanto, quando nasce, ha un corpo eterico vitale completamente integro, sano e funzionale al 100%, in quanto appunto non ha un karma individuale.
È vero che l'allevamento, il modo di trattare gli animali può andare a danneggiare questo corpo eterico, in particolare con la qualità, appunto, come dicevamo, del cibo, un cibo che proviene da alimenti coltivati con mezzi chimici, fertilizzanti, ma anche tutti i pesticidi, insomma, i veleni che si usano normalmente in agricoltura vanno a indebolire il corpo eterico vitale dell'animale, che pertanto avrà una maggiore predisposizione alle malattie. Perfetto. Temi interessanti chiaramente, ma questo appunto riguardo la differenza tra gli animali, intanto ricordo a tutti che chiaramente questa è un po' un'intervista e quindi faccio domande a Roberta, però possiamo tranquillamente inserire anche le vostre domande, quindi quando volete potete metterle nella chat per rendere questo incontro un pochino più vivo. E intanto Roberta, per proseguire sul filo del discorso di quello che tu dicevi, invece la differenza per gli animali domestici che invece non vivono in natura ma in casa? Ma questo è un po' quello che accennavamo prima, no? Il discorso dell'alimentazione e della relazione uomo-animale. E infatti abbiamo visto che l'alimentazione con prodotti preconfezionati, soprattutto con i famosi croccantini, cioè l'alimento secco, gioca un ruolo molto importante sull'insorgenza delle malattie. E inoltre, quando abbiamo parlato di nutrizione, abbiamo parlato di una nutrizione dal punto di vista sì fisico, quindi l'alimento, abbiamo anche parlato di nutrizione a livello di organi di senso e a livello di relazione. Quindi abbiamo detto quanto sia importante per l'animale la passeggiata affinché possa annusare e sentire tutti i profumi e i suoni della natura. Abbiamo detto usato questa metafora di come per il cane andare a fare una passeggiata sia come per noi leggere il giornale, per cui davanti a un albero che profuma di pipì, magari quella lì è proprio la pagina, che ne so, il cruciverba che ci interessa, o magari a uno interessa la pagina sportiva o dello spettacolo, la cronaca. Quindi, a seconda degli interessi del cane, su quell'albero può starci anche 5 minuti a leggersi tutta la pagina della cronaca. Per cui è importante, non tanto, a meno che non ci siano esigenze particolari di movimento del cane, non è tanto importante percorrere molti chilometri quanto lasciargli i tempi a lui necessari per appunto annusare, esplorare, perché l'olfatto, sappiamo, è molto sviluppato, no? Nei cani, e quindi attraverso l'olfatto, annusando queste tracce di deiezioni di altri animali, sono veramente in grado di ricevere tantissime informazioni che a loro interessano. Cioè, a noi non interessa se il cane di prima che è passato era maschio o femmina, in calore o non in calore, arrabbiato o meno, e invece per loro questa è vita. E quindi alimentazione, abbiamo detto, fisica, alimentazione dei sensi, e anche alimentazione relazionale, quindi è importante che gli animali possano incontrare altri animali, sia della stessa specie che anche di altre specie, e sia comunque avere anche una sana relazione con la persona che li accudisce, ricca di stimoli, intrattenimenti, queste cose. E all'interno del discorso della relazione con le persone abbiamo appunto visto nel webinar sulla relazione uomo-animale come l'animale, appunto come dice il nome, animale, portatore di anima, sia estremamente relazionato con quello che è il mondo delle emozioni, dei sentimenti tutto intorno, per cui quando in casa ci sono degli eccessi di animosità o comunque delle situazioni animiche pesanti, gli animali, sono
somatizzano, quello che si dice, questo ambiente può portare degli scompensi e può anche succedere che l'animale si ammali a causa di questo eccesso di emotività che lui non riesce a scaricare in maniera adeguata. Questo è un po' quello che succede con gli animali domestici, che non avendo la possibilità di uscire autonomamente e si trovano confinati tra quattro mura con il proprio proprietario, insomma, o comunque persona che li accudisce, e alla fine, appunto, possono non riuscire a scaricare questa situazione. Abbiamo visto che, per esempio, il fatto che il gatto si lecchi per ore e ore è in realtà un modo di scaricare questo eccesso di estralità. Il gatto assorbe tanto l'estralità. Per esempio, si sa che i gatti prediligono, se c'è qualche geopatia in casa, come i nodi di Hartmann, i gatti vi si mettono sopra, però lo scaricano, no? Mentre il cane proprio lo evita, il gatto invece ci si mette sopra e scarica questa geopatia, e quindi anche aiuta la persona in questo senso, che pertanto si troverà in un ambiente più sano. E, sì, penso di aver risposto. Sì, ampiamente, grazie. Nel frattempo nella chat mi sono arrivate delle domande proprio da persone nuove di come possono recuperare i precedenti incontri. E se volete visionare le presentazioni che sono state fatte, che comunque specialmente riguardo all'alimentazione sono state delle presentazioni molto complete, potete semplicemente cercare su YouTube Roberta Anastati alimentazione oppure Roberta Anastati relazione, perché il titolo era Relazione uomo-animale. E facilmente trovate entrambi gli incontri di presentazione. Invece, per quanto riguarda le conferenze vere e proprie, i webinar veri e propri che sono stati tenuti dopo le due presentazioni, per avere quelli è sufficiente scrivere ad Eureka, quindi info chiocciola dimensione trattino eureka.it, o andare direttamente sul sito internet dimensione trattino eureka.it. Perché lì appunto trovate nella sezione video corsi, corsi in vendita, anche le registrazioni di quelle serate, così come vi troverete anche le registrazioni di quello che terremo giovedì sera. A proposito di quello di giovedì sera, voi dovreste avere un piccolo menu che vi appare, quello dove trovate anche la chat per farci le domande. In quel piccolo menu, in un selettore differente dalla chat trovate la locandina che potete scaricare, la locandina dell'incontro che appunto Roberta terrà giovedì su questo tema che stiamo affrontando stasera, quindi la salute e la malattia nell'animale, che toccherà appunto tutto quello di cui abbiamo parlato, tra cui anche la possibilità di avere delle nuove conoscenze, delle indicazioni su come prenderci cura anche con metodi non convenzionali dei nostri piccoli amici, dei nostri animali. Sì, faremo degli accenni di rimedi naturali di primo soccorso, che era stato chiesto questo argomento, e anche oltre appunto a quanto abbiamo accennato, parleremo anche di cose pratiche, di accorgimenti che nella quotidianità possono aiutarci, come ad esempio l'igiene, come accudire, come pulire, se riesco a caricare, ci sarà anche un video di come pulire le orecchie del cane. Vediamo se riusciamo con la tecnologia ad arrivare anche Credo a questo. di poter mettere un video in condivisione, non l'ho mai fatto, ma faremo del nostro meglio. Bene, e dunque, fateci pure delle domande via chat. Intanto vedo che sono già arrivate due. Allora, una è se parlerai anche della vaccinazione degli animali. Beh,
Non è un argomento, però posso rispondere. Ma per esempio, dipende un attimo dalla vita che fa l'animale, no? Se abbiamo per esempio, un gatto che non esce mai di casa, a mio avviso non ha senso assolutamente vaccinarlo. Poi dipende anche un attimo dalla persona, no? Perché secondo me se una persona è un po' ansiosa, che si preoccupa, che potrebbe portare a casa dei virus con i vestiti o se viene l'animale del vicino a salutare può essere contagiato. Allora, se una persona ha comunque questi timori, secondo me è giusto che vaccini il proprio animale, almeno stanno tutti sereni, perché sappiamo che l'animale comunque percepisce in maniera forte, no? L'astralità, quindi in questo caso l'ansietà del proprietario. Pertanto, se poi la persona carica emotivamente, diciamo negativamente l'ambiente in questo senso, di questa paura, secondo me per la salute dell'animale è meglio che sia vaccinato, ma che non ci sia questo spessore, diciamo, di paura in casa, piuttosto che no. Magari se questi incontri sono sporadici o comunque le possibilità di un contagio sono sporadiche, invece che fare la vaccinazione ogni anno, magari si fa ogni 2 anni, per esempio. Per quanto riguarda gli animali che escono, anche lì secondo me è un po' soggettivo, dipende dalla persona come si sente. E, boh, io e i miei non sono vaccinati, ma è come il calzolaio con la scarpa bucata. No, non sono vaccinati perché obiettivamente ritengo che se come una persona, se hai uno stile di vita sano, un'alimentazione sana, relazioni sane e tutte quelle cose lì per cui ha un sistema immunitario che funziona bene, non ha senso vaccinarsi, o se anche prenderai qualcosa avrai le capacità di superare la malattia. Questa è la mia idea. Però ci sono delle circostanze in cui è obbligatorio, per esempio, vaccinare. Se devi andare in vacanza e vuoi portare l'animale in una pensione, devi mostrare che hai fatto le vaccinazioni, o se vai all'estero devi aver fatto la vaccinazione antirabica. Per cui dipende sempre un attimo dalla circostanza. Dico, io se i miei non sono vaccinati e sono tranquilla. Però deve essere tranquilla la persona. Se invece la persona vive questa cosa con ansia, è meglio che li vaccini. Il vaccino di per sé non è che sia questa cosa così preoccupantissima. Quello che provoca dei problemi spesso è quello che si chiama adiuvante, cioè il mezzo in cui viene messo il vaccino stesso, cioè il mezzo di trasporto, come dire, il liquido in cui viene messo dentro il virus inattivato o la tossina inattivata, eccetera. Per cui questo è il mezzo che spesso è ricco di metalli pesanti o di altre sostanze che possono dare delle problematiche a livello cutaneo. Ci sono casi di tumori della pelle, dei fibrosarcomi nel particolare, determinati da iniezioni di vaccino, ma anche di certi tipi di antibiotico. C'era in particolare, se non voglio fare nomi, prima o poi mi denunciano, però c'era un antibiotico che fino a pochi anni fa veniva, diciamo, abusato, perché sapete che i batteri sono sempre più resistenti agli antibiotici, pertanto non rispondevano, tanti batteri non rispondono agli antibiotici più classici. Era stato inventato questo nuovo antibiotico che è vero che aveva uno spettro d'azione più ampio, però provoca necrosi nel punto di iniezione, per cui cioè, anch'io ho trattato cani in particolare con dei fibrosarcomi che si sono sviluppati. Cioè, uno era un alano, per cui abbiamo tolto 2,5 kg di tumore, ma in un alano, insomma, non è come in un gatto, insomma, in un alano, insomma, era una bella bestia. Però, e lo vedete proprio nei punti di inoculo del vaccino, quindi normalmente
mezzo alle scapole, dove normalmente si fanno le punture. Mamma mia. Va bene, questo ci fa riflettere su tante cose adesso. Sì, non entriamo nel settore No, umano. non apriamo, lasciamo chiuso l'argomento. Andiamo avanti con le altre domande. Dunque, un chiarimento probabilmente riferito a quando parlavi del karma, sai? Un chiarimento, ma allora, che è una cosa che avevi un po' anticipato la prima serata, la primissima, ma allora quando l'animale muore non si incarna più, non viene più sulla terra, torna nell'io di gruppo e poi torna in un altro mix di quella specie, visto che non è individualizzato? Sì, appunto dicevamo, non c'è una reincarnazione singola, perché come giustamente hai un po' già risposto da sola, quindi già avevi dentro la risposta alla tua domanda. Esiste comunque un karma di gruppo, di specie, scusa, per cui, per esempio, possiamo in questo senso parlare di specie che sono andate in estinzione. Però qua si apre un discorso che non finisce più, cioè proprio senza sviluppare, solo il titolo. Allora, ci sono delle estinzioni naturali, per esempio il leone che fino al Medioevo comunque viveva in Europa, e lo sappiamo, si è estinto naturalmente perché quando l'uomo ha fatto suo, diciamo, il coraggio, che è la qualità che è proprio tipica del leone. Quando l'uomo ha fatto suo il coraggio, no, con Riccardo Cuor di Leone, allora il leone in Europa non aveva più scopo di essere, perché questa qualità era già fatta sua dall'uomo. E quindi quello è un karma. Mentre è diverso il discorso delle specie che sono in via di estinzione per quello che è la scelleratezza del comportamento umano, no? Quindi sono due cose diverse. No, non Certo. mi addentro. No, è un argomento molto ampio. Abbiamo poi una domanda relativa, ci accennavi prima anche al fatto dell'igiene, che è sicuramente fondamentale nell'aspetto prevenzione della malattia. La domanda riguarda principalmente la cura e la pulizia dei denti nel cane. Chiede se verrà trattata giovedì, se darai degli accenni, se occorre pulirglieli con lo spazzolino, come comportarsi, insomma. Sì, questo argomento viene trattato e diciamo che ha acquisito rilevanza l'igiene orale nel cane e nel gatto, con il fatto che gli animali domestici oggigiorno rispetto a 20, 30, 40, 50 anni fa, 100 anni fa, vivono più a lungo, e quindi anche i denti vivono più a lungo, e quindi possono esserci soprattutto i problemi sono quelli che riguardano il tartaro, diciamo, le parodontosi. Per cui spazzolino, boh, se ci riesci, complimenti, io non ho mai avuto questa costanza. Comunque, c'è sia lo spazzolino come il nostro, sia c'è un ditale praticamente che infili sul dito con le setoline, e quindi tu col dito questo ditale puoi fare. Se lo lascia fare, perché ci sono sì quelli bravi che si lasciano fare in queste cose, ma volevo vederti poi con un gatto. Però insomma, anche i cani non è che sono molto contenti. Se Io riesce a ci fare, penserei due sicuramente. volte prima di fare il dittino magari a un Rottweiler o una cosa così comunque. Ah, guarda, ma non è cioè, Ma sei il tuo magari, non fai. infatti, se tu l'hai educato, in realtà guarda, c'era, vado un attimo fuori tema, vabbè, però c'era un mio compagno di studi all'università che aveva un Rottweiler, mi si è aperto un mondo di quella che può essere veramente la relazione tra la persona e il cane, perché
questo Rottweiler, lui l'aveva educato, ma amorevolmente, non ho mai visto delle cose più belle, veramente gli parlava, lui capiva tutto, faceva tutto, docilissimo, veramente un cane equilibrato, ecco, quindi poi dipende sempre da come viene educato. Certo, beh, io ho un'esperienza invece, credo, in un maneggio di cavalli di un Doberman, coccolone, coccolone, un gattone era quel Doberman, era meravigliosa, una femmina. Dipende sì dagli impulsi che riceve, dagli stimoli che riceve sin da piccolo, no? Quindi magari lì in quel maneggio sin da quando era cucciolo, tutti quanti, oh, che carino, tante carezze e cose, alla fine sì, non è stata sollecitata la sua parte, la sua predisposizione all'aggressività, anzi è stata totalmente annullata, ha tirato fuori il meglio di sé. Bene, allora, ciao Silvia, ciao Roberta, ho una curiosità, come ci si rapporta nei confronti dell'animale quando questo è un animale da reddito? Allevamenti, che essi siano vacche, maiali o lumache, alle lumache ci pensiamo poco di solito, li si usa solo per prodotti secondari, quindi suppongo intenda latte, formaggio, cose così, o anche per l'alimentazione e quindi arriviamo fino all'esempio del macello. Quindi torniamo sul tema relazione uomo-animale, come co rapportarsi appunto all'animale, visto che spesso gli animali da reddito noi li sfruttiamo fino a prenderne proprio la vita. Però non mi è chiaro se si riferisce alla relazione sua della persona con un animale da reddito o se è un discorso filosofico in Io lo generale. intendo come discorso filosofico, nel senso come l'uomo, probabilmente come il proprietario dell'allevamento, si rapporta. E Alberto, ci puoi dare un piccolo chiarimento su questa domanda, per favore? Giusto capire se te come fruitore nei confronti degli animali in generale, oppure il proprietario magari dell'attività, come rapportarsi con gli animali che alleva? Se ci dai questo piccolo ecco, gli ho chiesto un chiarimento ed è finito offline, speriamo si riprenda presto. Beh, Allora, in attesa, comunque eccolo di nuovo. diamo una rispostina e poi si vediamo. Lo vedo di E, nuovo. beh, se io ho un animale da reddito, se io ho una vacca per dire, o anche una gallina, comunque nel suo piccolo è un animale da reddito, se io comunque l'allevo e nel rispetto comunque della sua fisiologia, quindi quelli che sono anche, per esempio, nel caso del bovino, della vacca da latte, i tempi di riposo tra una gravidanza e quella successiva, perché ricordiamo che la vacca fa il latte se ha avuto un vitello, se no non ha il latte. No. Perché una volta l'ho detto e mi hanno guardato, quindi, ma dai, io pensavo che facesse sempre. No, fa il latte per il suo vitellino. Quindi se viene rispettato, appunto, che la si lascia con il vitello il più tempo possibile e si lasciano questi periodi di interparto sufficienti affinché la sua fisiologia si riprenda nel fisico. Non si sforzi la produzione, non si sforza la produzione di latte con cibi magari di base proteica, che sappiamo che non sono indicati per gli erbivori, però se ne fa uso, no? Da cui poi anche la storia della muca pazza, la BSE, eccetera, encefalopatia spongiforme bovina. E, quindi se vengono rispettate delle condizioni proprio di rispetto, ecco, al di là del benessere, proprio rispetto, secondo me è un modo di interagire anche quello con gli animali, perché alla vacca alla fine fa anche piacere quando il proprietario va a mungerla, anche perché ha le mammelle piene e quindi è contenta ed è comunque un dare e avere, no? Per cui se c'è una relazione di equilibrio non ci vede niente di male. Diverso è se ovviamente non viene rispettato tutto questo. Ma lì sta a chi compra il prodotto di derivazione animale di cercare di comprare sapendo dove uno va, no? Magari Giusto. bevo un po' meno latte, però vado a prenderlo dove so che
trattano in un certo modo, comunque comprando biologico, magari non sarà tutto perfetto al 100%, però sai che per esempio i bovini nel biologico devono avere un paddock esterno, quindi non possono stare a stabulazione fissa e già questo è un aiuto, per esempio. O le galline per essere biologico devono assolutamente essere allevate a terra e non nelle gabbie di ovodeposizione. Per cui comprare alimenti di origine animale biologico è comunque un passo verso la consapevolezza di un allevamento più rispettoso verso l'animale. Benissimo. Poi sulle lumache magari approfondiamo con calma. Per fare le creme a bava di lumaca o per mangiarle? C'è anche lì tutto Esatto. relativo. Non Esatto. c'è mai una unica domanda. Allora, poi Saveria ci chiede un tema che in realtà abbiamo già toccato negli incontri precedenti, anzi credo tu abbia già risposto precedentemente, però magari al volo, chiedeva se verrà affrontato il tema della sterilizzazione, che è sempre una scelta difficile, ma che spesso è obbligata. Ah, però chiede nello specifico se ci sono terapie di sostegno, mentre tu le altre volte ci accennavi proprio al rapporto col proprietario in questo senso. Quindi chiede, la domanda specifica è se ci sono terapie specifiche di sostegno. Nel caso della sterilizzazione, Nel caso della beh, sterilizzazione che spesso è obbligata. si può, per quanto riguarda l'intervento vero e proprio, si può aiutare con dei fiori di Bach, per cui mi andrei tranquillamente con del Rescue Remedy qualche giorno prima e poi fino a una settimana, 10 giorni dopo, insomma, in questo senso aiutare così. E poi per quanto riguarda invece il rapporto, la valenza, se vuoi, anche spirituale della cosa, perché sappiamo che gli animali vivono fin tanto che possono riprodursi. Se tu gli togli la riproduzione, questi qua dicono: beh, mo che faccio? Cioè, se io nella mia natura è vivere finché mi riproduco e adesso non c'è più gli ormoni, non c'è più la riproduzione, cosa mi stai facendo fare? In realtà, qua togliendo i freni all'immaginazione e ai pensieri, si potrebbe addirittura dire che no, noi stiamo facendo del bene perché in questo modo lo stiamo già facendo assaporare, diciamo, quello che potrebbe essere, quello che sarà il suo scalino evolutivo successivo, ossia quello a uomo, no? Perché l'uomo invece sappiamo esiste la menopausa, l'andropausa, quindi anche se non può più riprodursi, continua a vivere. Quindi lo mettiamo forzatamente in questa situazione. E d'altra parte, andando a togliendogli questa parte di riproduzione, si va anche a indebolire la sua parte istintuale e quindi si potrebbe labilizzare anche il rapporto con l'io di gruppo. Diciamo che non si può avere come sempre nella vita la moglie ubriaca e la botte piena, però il mio pensiero è che se comunque noi instauriamo una relazione sana, amorevole con l'animale, diciamo che si sopperisce a quello che da un'altra parte magari si è andato a intaccare come armonia. Bene. Poi chiedono se ci puoi dare qualche informazione sugli antiparassitari. Così è un po' vaga perché esistono Ho antiparassitari. provato a chiedere tipo se intende il collare al tipulci o cose del genere, ma forse non ha visto la mia richiesta di chiarimento. Sì, beh, comunque ci sono antiparassitari quelli che sono i parassiti esterni e poi quelli che sono i parassiti interni, dove per interni intendiamo vermi, Sì, protozoi, eccetera. Allora, per quanto riguarda i parassiti, normalmente un animale, a meno che non viva in un ambiente particolarmente infestato o che non mangi
la cacca piena di vermi di un altro cane, di un altro gatto, e se è sano, magari può avere qualche pulce, qualcosina, ma non grandi infestazioni. Se invece ha già una debolezza di per sé, o comunque vive in un ambiente fortemente infestato, allora è possibile che abbia sì, problemi parassitari. In quel caso, sì, abbiamo già un po' affrontato questo argomento. Io ho detto che la mia esperienza con i prodotti naturali non è positiva, per cui non lo è. Dicevo, però, se si sceglie un prodotto di sintesi, di guardare la composizione e di evitare quelli a base di organofosfati. Anche perché esiste un biotipo nell'omeopatia unicista che si chiama biotipo Phosphorus. Se il vostro animale è un Phosphorus e gli mettete addosso un collare con l'organo fosforico o comunque delle gocce con l'organo fosforico, ce ne sta secco. Però basta guardare la composizione, evitare gli organi fosforici. Però. Ok, grazie di Potrà questa mancare. precauzione che prenderemo tutti sicuramente. Ok, vediamo avanti. Quindi in Africa il leone non è ancora estinto perché gli uomini di laggiù non hanno ancora sviluppato il coraggio? Sicuramente ci sono tantissimi Sviluppato. uomini coraggiosi in tutto il mondo. Cerchiamo un attimo di vederla anche un po' più macro, no? E sappiamo che quella che è l'evoluzione delle varie popolazioni, ceppi di popolazioni sul nostro pianeta, sappiamo che popoli africani sono quelli più giovani, diciamo. Infatti, spesso sono comunque ancora organizzati in gruppo, no? Che può essere, non so se loro la chiamano tribù o comunque insomma il clan, la famiglia, sono molto a gruppo e quindi questo sta a indicare che pur tutti dotati di io individualizzato per l'amor del cielo, hanno ancora forte questo senso di gruppo. Perché appunto sono ancora molto giovani, un po' come dei bambini, diciamo, come dei ragazzi, in cui è forte la valenza del gruppo, ancor più che dell'individualità. Bene. Vediamo. Bene, diamo ancora a tutti un po' di tempo per poter far giungere le ultime domande. Chiedono se le malattie degli animali sono contagiose per le persone. Normalmente sono molto poche, dunque distinguiamo tra quelle che sono le malattie parassitarie. I parassiti sì, sono contagiosi anche per le persone, quindi se la pulce predilige l'animale, ma perché ha più possibilità di nascondersi, ma se trova una gamba, un polpaccio umano, va a pungere tranquillamente anche il polpaccio umano, la pancia umana, eccetera. Per cui i parassiti, sì, sono tutti contagiosi, anche i funghi, no? Le micosi o i vermi, insomma, sì, i parassiti sono tutti trasmissibili. Per quanto invece riguarda malattie, ci riferiamo a virus e batteri, ce ne sono alcune, si chiamano zoonosi, ossia sono malattie trasmissibili all'uomo. Per esempio la brucellosi è una malattia che viene presa praticamente dagli ovini, però anche dai bovini, e quindi è un po' una malattia professionale di chi segue le stalle, di chi segue le mungiture. E, beh, poi avevamo la famosa BSE che abbiamo nominato prima, beh, la rabbia sì, la rabbia è sicuramente, lo sappiamo, che è contagiosa. Persone, c'era la peste aviaria che era famosa qualche anno fa, che in realtà è sempre stata contagiosa, però è diventata famosa, infatti, 12-13 anni fa, ma
Non so perché è diventata famosa in quel momento, visto che noi l'avevamo sempre studiata come una zoonosi. Ma quindi sì, ci sono delle malattie, ma non sono minime, che possono essere anche trasmesse alle persone. Sono veramente, si contano sulle dita di una mano. Sono arrivate altre due domande. Una c'era da prima, ma chiedo scusa, mi era scappata. E se puoi dare qualche commento sulle adozioni di cani adulti direttamente dal canile. Non so se si intenda qui tipo che profilassi, visto che il tema è la terapia, se si intenda tipo come trattarli o se in generale l'adozione. Comunque io ti giro la domanda così com'è, se mentre Roberta risponde chi l'ha fatta ci vuole dare ulteriori dettagli, io leggo. Sì, diciamo che nella presentazione del webinar precedente abbiamo dato abbastanza spazio a questo argomento, quindi magari anche l'invito alla persona di andare a guardare la presentazione gratuita del precedente webinar dove abbiamo affrontato l'argomento e poi l'abbiamo anche affrontato, ovviamente non era il tema principale, però è stato affrontato anche nel webinar precedente. E per cui sì, è che una domanda, non, qualche È domandina inutile. più. È un po' troppo generica, magari vediamo un'altra finché la signora Ok, risponde. allora vediamo se intanto ci viene dato qualche punto di vista particolare da approfondire. Intanto ti chiedono se puoi dire qualcosa sulle possibili correlazioni e risonanze tra la malattia del proprietario e quella dell'animale e su come è possibile affrontare questo tipo di dinamiche. Sì, questa è una constatazione, diciamo, che allora, tutte le malattie originano comunque da un disequilibrio, chiamiamolo, a livello di corpo animico, di corpo astrale, quindi nel mondo delle emozioni, ok? Quindi, se in quella famiglia il proprietario ha questo disequilibrio a livello animico, per cui si sta predisponendo una malattia, anche il cane, il gatto, insomma, l'animale da compagnia avverte tale situazione e può l'animale stesso manifestarlo sul piano fisico. Ed è anche un po' nell'indole sacrificale, diciamo, dell'animale. Abbiamo in altri momenti parlato un po' più a lungo di quello che è stata la comparsa dell'animale, il significato della comparsa dell'animale nella teoria creazionistica fino alla comparsa dell'uomo, dove abbiamo visto che l'animale, siccome è gettato in avanti per assumere in sé determinate caratteristiche animiche che sarebbero state troppo pesanti come una zavorra per poi affinché l'uomo potesse albergare quello che l'io individualizzato. Quindi nella natura dell'animale c'è questa volontà sacrificale, diciamo, che si vede anche nel fatto che poi si assume delle malattie che o sono in concomitanza con il proprietario o anche sono prima rispetto al proprietario, quindi sfoga già attraverso di sé quel disequilibrio e poi il proprietario non si ammala perché già è successo al proprio animale. Benissimo. Ok, passiamo. Ah, abbiamo la chiarificazione sulla domanda prima. La domanda quindi sull'adottare un cane adulto dal canile era riferita ai tempi e alle difficoltà di adattamento del cane alla sua nuova vita. Ok, Però grazie. per questo mi permetto di rimandare all'altro webinar perché sennò sarebbero cose ripetute, magari si toglie spazio ad altre persone. Quindi il webinar, quello relazione uomo-animale, abbiamo parlato di questo tema che comunque è importante.
Bene, quindi volendo trovare la presentazione di quella serata, basta cercare Roberta Anastati, relazione su YouTube e dovrebbe venire fuori. Se non succede, se non viene fuori il risultato giusto, scriveteci pure che vi mandiamo il link preciso. E comunque su arcadellavita.it alla sezione webinar mi sembra di avere messo i collegamenti alle presentazioni già fatte. E mentre invece per le serate, quelle complete, i giovedì, diciamo, le conferenze a pagamento, ci si può rivolgere ad Eureka direttamente. E gli uomini, invece, Roberta, possono trasmettere loro malattie agli animali? Se hai la rabbia e mordi un cane, sì. Pensare. Non me ne viene in mente. Sì, Stavo neanche il pensando dal raffreddore. bieste. Prego. Dico, neanche il raffreddore di solito. No, no, beh, tutti quei virus influenzali. No, assolutamente no. Se tu hai l'influenza, il cane e il gatto non prendono influenza, assolutamente. No, stavo pensando, ma in questo momento non me ne viene in mente. Ma più che altro perché c'è il contagio, no? Deve essere molto, molto stretto, quindi cioè, dovrebbe essere veramente che io ferisco, cioè che prendo a morsi un animale. Cioè, perché il contagio dall'altra parte viene comunque o per trasmissione orofecale, quindi se ci sono dei residui di feci da qualche parte o sull'insalata o quel che è, e io l'assumo, ma al contrario, dal momento che noi usiamo il gabinetto, siamo puliti e non mordiamo gli animali, non mi viene in mente nessuna malattia, a parte quelle parassitarie. Mi può venire da pensare se un gatto leccasse una nostra ferita, ma non so se ci sono delle malattie che potrebbero attecchire nel suo organismo in ogni caso. Forse se io avessi la rabbia e un gatto venisse a leccarmi la ferita, forse sì, ma insomma. È comunque domanda interessante. E abbiamo una domanda specifica adesso. Di come si può curare la congiuntivite canina. Non è così banale, va specificato che tipo di congiuntivite è, nel senso. Congiuntivite batterica, virale, da scarsa lacrimazione, da patologie a livello dell'occhio, quindi glaucoma, uveite, da colpo, cioè da trauma, non, così È non un è. mondo. Fare domande al veterinario. Ti trovi una risposta da veterinario. Bisogna, sì, non c'è un'unica risposta perché le cause possono essere molteplici, quindi come prima cosa sarebbe da fare un'anamnesi per capire qual è la causa. Capita la Certo. causa, allora puoi cercare di intervenire, però così è, tipo, è poi anche troppo specifico, insomma. Ok, bene, grazie. Allora, incominciano ad essere le 21 passate. E se ci sono ancora domande, altrimenti potremo avviarci verso la chiusura. Sì, lasciamo anche qualche domanda che lavori per giovedì, per l'appuntamento. Vi do ancora gli ultimi minuti per scrivere eventuali domande che magari le ultime risposte di Roberta possono avervi ispirato. E intanto vi ricordo appunto giovedì 11 marzo e questo incontro che avremo in programma con Roberta sul tema di salute e malattia dell'animale dalle 20 alle 22 circa. E sempre su arcadellavita.it o sulla locandina che trovate in allegato da scaricare ora durante il webinar nel piccolo menu che vi trovate probabilmente in alto a destra, trovate il link appunto dell'iscrizione. Mentre, come è stato per i cicli di incontri precedenti, c'è appunto un incontro extra
Roberta dà disponibilità a piccoli gruppi di massimo 5 persone di avere un incontro interattivo, quindi un incontro in cui ci si può vedere e sentire con Roberta, quindi i vostri microfoni e videocamere saranno attivati, in modo da poter fare domande specifiche e presentare i vostri casi specifici. E il prossimo appuntamento in programma per avere questa possibilità è martedì 16 marzo alle 2:30 del pomeriggio. Quindi ecco un piccolo promemoria e trovate la locandina scaricabile appunto qui in fianco. E è arrivata un'ultimissima domanda. E se il proprietario risolve la propria malattia, in riferimento alla precedente domanda, quindi quando l'animale si sacrifica, e la guarigione può riguardare anche l'animale? Dipende, dipende Dipende. nel senso che può riguardare anche l'animale, dipende fino a che punto sul piano fisico la malattia si è spinta. Vedere Cioè, se ci può essere sono arrivato a un punto danni. di non ritorno, vuoi dire? Sì, ecco, se ci sono dei danni per cui non è possibile tornare indietro, no, altrimenti può sempre regredire, sì. Benissimo. Ok, bene, io direi che è stata fatta un'ampia panoramica e che il tema è sicuramente interessante e che tocca a tutti coloro che hanno a che fare con gli animali. Per cui, che dire, vi aspettiamo all'incontro che appunto Roberta ci terrà giovedì sera. Spero di trovarvi numerosi, così affrontiamo insieme questo argomento che ha suscitato grande interesse dalle vostre domande, perché tutti ci sentiamo un po' responsabili, coinvolti in prima linea su queste tematiche. Esatto. Quindi da parte mia ringrazio tutti della loro presenza, è stato un piacere avervi con noi e vedere ancora i vostri nomi. Roberta, grazie tantissime per la disponibilità e per il tempo che ci hai dedicato. Oh, Grazie a tutti voi. è arrivata proprio al volo, dimmi se porre uno stop alle domande. Oh. E chiede se è giusto applicare l'eutanasia agli animali. Una domandina non da poco per l'ultimo minuto. È una domandona che comunque è affrontata nel tema, parliamo anche della morte, giovedì, perché Parlerai è. anche della morte. Sì, parleremo della morte perché solo per il fatto, come accennavamo prima, che l'animale vive meno tempo di noi, è verosimile che dovremo affrontare con il nostro animale questo momento. E quindi sì, se ne parla giovedì. Quindi amplierai i punti di vista alle varie casistiche che possono presentarsi. Sì, come vive l'animale la morte, come vive il proprietario la morte dell'animale, tutte queste cose così. Sicuramente profondo ed interessante. Bene, ok, allora io riprendo con i saluti e nuovamente ringrazio tutti voi per essere stati qui e grazie a Roberta, grazie per questo tempo che ci hai dedicato. Ciao a tutti, grazie.